Buongiorno Federica, vuoi presentarti? Buongiorno, mi chiamo Federica, sono una giurata del premio Bottari Lattes e una studentessa del liceo Cassini di Sanremo. Racconta la tua esperienza di giurato, lo rifaresti? Sì, lo rifarei, è stata una bella esperienza, soprattutto nuova ed interessante. Ci ha permesso di confrontare lo stile di vari e diversi autori e scrittori a livello internazionale. Per me giurato vuol dire, a differenza del lettore, oltre a comunque ad avere un aspetto più soggettivo, diciamo, perché ognuno di noi ha i propri gusti, di tenere conto anche di un aspetto tecnico comunque e quindi considerare anche lo stile di un libro, la trama e altri aspetti tecnici. Quindi sì, lo rifarei. Cosa rappresenta per te la lettura? Per me la lettura è evasione. Perché alcune volte ti permette, diciamo, di scappare per un momento almeno dai tuoi problemi, nei momenti più difficili, e quindi è anche rifugio. La lettura è viaggiare, dare spazio alla tua fantasia e semplicemente stando comodi sulla propria poltrona di casa. È un allenamento, soprattutto un allenamento che devi esercitare costantemente, e ti permette di essere te stesso. E contemporaneamente di immedesimarti in migliaia di protagonisti di diversi libri e vivere migliaia di vite. Quindi, in sintesi, direi che la lettura ti salva la vita. Quale titolo consigli ai tuoi amici libri finalisti e perché? Mi hanno colpito, devo dire la verità, tutti i libri, li ho trovati tutti molto interessanti. Però mi ha colpito particolarmente Il sentiero delle babbucce gialle di Kader Abdullah. Perché semplicemente lo trovo un libro sincero e onesto, immediato anche, perché racconta il protagonista per così com'è, con i suoi difetti, i suoi rimpianti, tutto quello che lo caratterizza. È un libro veritiero, sincero. Vorrei concludere citando una frase del libro che mi è piaciuta particolarmente e che trovo un monito per la mia generazione. Per il giorno radioso, per i cavalli che corrono e combattono anelanti, per le scintille che sprigionano dai loro zoccoli. Noi non ti abbiamo abbandonato né dimenticato. Combatti.